Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Era troppo tempo che non aprivo questo gioco. Mi mangio le mani perché è uno dei giochi che mi è piaciuto di più di quest'anno passato, ma non l'ho più ripreso in mano. Allora, abbiamo finito il discorso del sacrificio, avevamo rifatto questa parte, se non mi ricordo male, e dobbiamo un attimo andare a... Cosa dobbiamo... Non mi ricordo più cosa dobbiamo fare. Devo tornare alla cattedrale con il rimedio. A difendere la città di Santo Domingo. Proverei a fermare i predoni. Se riesco, perché abbiamo già visto che cosa succede a Santo Domingo ed è un gran bel casino. Quindi mi sa che proverò a... proverò ad andare giù a fermare questi predoni. Mappa. Ok, andiamo. Ok, per la notte allora. L'accelerazione letale. Ah, Antonio però l'abbiamo salvato. Me ne occupo io. Cosa sta facendo lui? Ah, sta sviluppando ascia. Ok. Che dovrebbero darci più legname, perché effettivamente serve un sacco di legname. Esceveria. Quanto abbiamo? La caccia 79, guardia 82. Mi sembra onesto. Però come razioni, consumiamo 10 di carne e 0 di razioni. Beh, ottimo. 999, 8. Perché abbiamo tutti una razione singola. 8. E però teniamo così perché abbiamo tantissime razioni, quindi no, scusa, accampamento. Sì, cos'è questo? Tipo. Cos'è questo? Boh, non ho mai visto quale spunta. Vada. Cosa ci sono viveri per tutti? Aspetta, nulla. Ah, però lo stavo dando da mangiare a lui, ok. Allora, una razione, 10 unità di carne, abbiamo... ho ottenuto 10 di carne, si è ripreso. Un po' avevo ottenuto 8 di medicina. Allora, poi facciamo una piccola deviazione là. 4 di minerale, ok, ci può stare... Allora, dobbiamo andare di qua, abbiamo detto. Però qua sotto c'è una strada, vero? Sì. No, non è una strada, è una stradina così. Ci accampiamo di nuovo. Allora, abbiamo di nuovo carne sufficienza per tutti, tranne uno che prende razione. Ok, sta già meglio comunque lui. E ci accampiamo. Ah, 5 unità di carne non buono. Abbiamo davvero poca carne. E tutto ciò non è per niente buono. Allora, accampiamoci di nuovo. Però non mi sento neanche di togliere qualcuno alla cosa per prendere caccia. Non sto mandando neanche in esplorazione. Medicine ne abbiamo abbastanza, no? Mi auguro, almeno quelle. 100, sì. Però un po' ci stanno bene.
Abbiamo poco legname, quello è il fatto. Allora, ci accampiamo. Allora, se facciamo accampamento, cosa c'è? No, fai carne e assegna a tutti quelli che possono. Ok. Se facciamo accampamento, che cosa succede? Beh, vediamo un po'. Ma cambia qualcosa da sotto? No. Difese resistono. 5 unità di carne. Perché continua a fare 5 del manga? Aspetta però, esci di là prima di finire la giornata, che sulla strada non è buono fermarsi per la notte. Allora, perché mi appare questo? Ah, forse perché me lo fai in automatico quando finiamo le mosse. Adesso con quella spunta può darsi. Eh, 74% di caccia adesso. Perché è salito così? Boh. Ah, perché siamo in nella montagna. Lo sviluppo c'è Zarrag che... Dai, siamo quasi 7 giorni. Ma come vi ho perso 2 unità di equipaggiamento? Porca miseria! Ah, Antonio però si è ripreso. Devo grazie che abbiamo di nuovo Antonio, perché sennò saremmo stati davvero messi molto male. Un pecca livello succoso. Yes! Le su carne per stanotte dovremmo averne. No, vai qua fuori. Ok, si appare in automatico l'accampamento, probabilmente con quella spunta. Allora, diamo carne a tutti. No, carne a tutti e diamo 2 unità a chi... Al morale un po' basso. E ne avanzano 5 comunque. Allora, tu hai... Quanto hai di caccia? Hai parecchio di caccia tu. Quindi fai che... Conservare ne conserva tutti. Ci sta. Hai saputo che Antonio sta di nuovo bene e decidi di passare in infermeria per controllare le sue condizioni. Trovi Antonio a sedere sul bordo del letto. Ha un aspetto ancora un po' malconcio, ma almeno è cosciente. Buenas noches, Antonio. Come ti senti? Lo sguardo che ti rivolge è quello di una persona completamente cambiata. Antonio non è più come un tempo, davanti a te eppure a chilometri di distanza. Ora c'è una persona segnata da 1000 feriti. Sto bene, gracias. Mi dispiace per ciò che è successo. Non è stata colpa vostra. Eravate sotto la mia protezione, ero io responsabile per voi. Avete la pelle dura, ce ne vuole per riprendersi da un colpo così. Sì, è stata dura, sto facendo del mio meglio. Il medico Alvarado entra per visitare Antonio. Antonio ha bisogno di un'altra notte di riposo, capitano. Se permettete... Mentre esci dalla tenda, Antonio non ti saluta, ma si limita a raccogliere le gambe al petto e a fissare un punto in lontananza con il mento appoggiato sulle ginocchia. Poverino, è mezzo... è molto provato da tutto questo, ma d'altronde... L'ha vista proprio molto brutta. No, è troppo lungo sto giro. Ci fermiamo là o...
Siamo vicino a... Eh sì, siamo vicino a Santo Domingo. Ma non entreremo a Santo Domingo, ci accampiamo qua. Allora, lui è a posto. Quindi lo farei cacciare. Se possibile, mentre lui fa ricerca. Vada. Undici unità di carne, buono. Buono. E andiamo in là, tenendoci lontani da Santo Domingo, per evitare magari di triggerare l'evento. Vai sulla spiaggia. Ok. Che è più easy far tutto. Tu fai una di ca... No, 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 erano rimaste le doppie provviste. Porca mannaggia. Ok, scusa, un'unità di carne segna tutti. Ah, e bastano. Ok, ottimo. Ah, e ne abbiamo ottenute 11. Ok. Non si vede nulla. Allora. Ok, mi sa che mi conveniva continuare sulla spiaggia per quanto più lento. La caccia sarebbe stata più facile. Eh sì. Mangiano tutti? Sì. Bene, abbiamo trovato 11, ottimo. Torniamo verso la costa. E mi sa che ci conviene fare tutta costa. Vai a pescare, allora manderei chi è che ha la caccia molto pintato, vai a pescare. Yes! 24 di carne, quello che ci voleva. Oggi ho incontrato una vegetazione particolarmente fitta nella giungla, ma si serve solo costa. E visto il tempo di cui il personale avrà bisogno per liberare un sestiere abbastanza ampio per far passare l'intera carovana, il tuo viaggio sarà molto rallentato. Fino a domani la velocità dei tuoi movimenti sarà dimezzata. Facciamo cogliere? No, però aspettate un attimo. Allora, carne tutti. Però a qualcuno ne diamo due. E a quelli che solo hanno 8 di morale. E ne avanzano comunque parecchie unità di carne. Fai che metterle da conto. Ne andrà male uno, vabbè, facciamo che qua gli diamo una razione in più. Yes! Hai sbloccato Ash a livello 2. Come 14 unità di medicina? E ha pescato però. Abbiamo 20 di carne. E cosa abbiamo trovato? 6 di metallo. Allora, continuerei in qua. Adesso vediamo. Non so se fargli ricercare altre cose o che. Allora, innanzitutto la razione, facciamo una di carne a tutti. Tu fai che cacciare. Lui è il nostro dotto che stava sviluppando, non è spa? Allora, Ascia 3 anche no.
Più 15% di metallo, ma in realtà trovo davvero molto poco metallo quando vado a cercare. Quanti triboli abbiamo? Allora, vediamo un attimo, scusate, abbiamo 3 triboli, una barricata e 2 lanterne. No, scusa, chiusi un attimo. 3 triboli e una barricata. Io avrei bisogno di barricate però. Se mi manca la legna, facciamo allora. Tu cosa sei bravo a fare? Erboristeria? Fai un po' di erboristeria allora. Chi è quello bravo a esplorare invece? Pattugliare secondo. Quintero è bravo a pattugliare. Fai che pattugliare, vediamo un po' cosa succede. Razioni, mangiano tutti carne. Una di carne per tutti. Ne avanzano 9, che conserva. Ottimo. Allora, ho ottenuto 9 razioni. 4 medicine. Abbiamo trovato 126 tesori. E va, solo 9 carne. Però ci sta, allora, dobbiamo ancora fare tutta la costa qua. Riusciamo ad arrivare là, mi sa di no, vediamo se là me lo prende il pescare come attività contestuale. Yes! Allora, ah, non conservi perché non c'è niente. E tu vai a caccia. Tu trasformi in medicina, va bene, ancora un po'. Ok, secondo me non trovano un Kaiser comunque. Non vorrei dire. No, dov'è il nostro pintado? Vai a pescare. Ah, 5 unità di corda, 9 di carne, ma no, comunque sta ripagando, e 14 di carne, ottimo. Io andrei in qua. Raccogliere quello e poi accamparmi qua, vicino al pesce. Per cui, Pintado vai a pescare di nuovo. E voi altri state come ieri. Allora, vediamo come razioni. Però io darei una razione di carne a tutti. Quante ne restano? Ok, facciamo che darne 2 di carne finché non ce ne restano solo 9 da conservare. A quel punto, prendiamo il nostro. Chi che era? Era Zaraga, no, non era Zaraga, sì. Si sa che era Zaraga. Allora, Zaraga, fai che conservare. Pintado pesca, va bene. No, no, non era lui che conservava allora, scusa. Era Lopez. Allora, 9 razioni, 4 medicine, la pattuglia non trova niente, 8 di carne e il pescatore non pesca niente. Però come siamo messi allora? Abbiamo. Medicina ne farei ancora un pochettino se possibile. E abbiamo anche poca carne, ma. Oh, quanto siamo distanti? Dobbiamo ancora fare un pezzetto. Un paio di giornate di cammino e ci siamo. Ah, Pintado non può più pescare, lui non può più conservare. E facciamo così. Razione, facciamo una di carne a tutti, basta. Mi sa di no. No, consumano anche 3 razioni, infatti. Però vediamo un po'. Allora,
La pattuglia mani vuote, ma 10 unità di carne abbiamo fatto, che non sono 11, ma quasi. Ci sono giorni migliori e giorni peggiori. Allora, lasciamo tutto così, direi di sì. Ah, facciamo una di carne a tutti. Ok, così consumiamo solo una razione. Pattuglia mani vuote. Solo di 5 di carne, dai, non possiamo fare così schifo. Quanto manca all'accampamento, tra l'altro? Dovremmo esserci quasi. Non ci arriviamo oggi, ma domani dovremmo esserci. C'è del pesce qua intorno, no? E là, vero? Poco più in là. Forse non ci arriviamo neanche domani. Restiamo così, dai, ci sta. Allora, una di carne a tutti e consumeremo 6 razioni, non so cosa dire. Oh, 16 di carne, alleluia, Dio grazie. Abbiamo trovato un equipaggiamento, oh. Mi sa che come medicine dovremmo poi anche essere a posto. Sì, va bene, così come medicine, non li facciamo più fare medicine. Aspetta, dov'è? Oh, puntiamo qua. Non ci arriviamo, oggi. E invece sì. Aia, 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 aia. Mi accampo, salvo e nel prossimo episodio vedremo che cosa diavolo è successo. Siamo arrivati troppo tardi di sicuro. Siamo arrivati troppo tardi di sicuro. Allora, facciamo che mettere a conservare Pintado, tu conserva. Lopez conserva. E date delle razioni in più a chi ha solo 8. Non è detto che non ci abbiano anche teso una trappola, in tutto ciò. No, date una di carne a tutti, intanto. Ah, e siamo già a posto. Quanto... Ok. Posso anche... mettere qualcuno che abbia 6 di caccia. Oppure mettere lui a conservare e dare una doppia razione a Lopez. Ok. Ah no, l'erborista, basta. Caccia tu. Come hai perso 551 unità di tesori? E solo 4 di carne. Porca miseria, che schifo di eventi. E niente, vabbè. Allora, serviamo sopravvivenza test 1. E a questo punto ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Lasciare un commento qui sotto. Ciao a tutti, buona giornata.